Per la rubrica ETF ricco, mi ci ficco, oggi andiamo a vedere, ad analizzare un ETF che ha battuto niente po' di meno che l'indice più efficiente del mondo, il più difficile da battere di tutti, signore e signori, stiamo parlando dell'S&P 500. Che dire, impossibile battere l'S&P 500, è il migliore degli indici, il Mike Tyson degli indici, ma c'è questo ETF, come potete vedere da questo mini grafico, che è sopra. Negli ultimi 5 anni, se non di più, ha fatto meglio. Vedete, è sopra. Se sei sopra, sei sopra. Non c'è storia. Ha fatto meglio dell'S&P 500 e soprattutto vediamo come costantemente e persistentemente fa meglio dell'S&P 500. Ma com'è possibile? Ci avete sempre detto che è impossibile fare meglio del mercato azionario, soprattutto quello americano. Come ci riesce questo ETF? Che cosa fa per riuscirci? E soprattutto, di che ETF stiamo parlando? Lo scopriamo nel video di oggi. Via! E allora, signori, benvenuti nel video di oggi. Se ancora non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi, cliccate sul tasto iscriviti, condividete, mettete like, commentate, chiedetemi i vostri prossimi video, i prossimi video che vorreste vedere qui nel canale. Così almeno io leggo i commenti e cercherò di accontentare le vostre richieste, seppur ogni tanto un po' bizzarre, ecco, mettiamola così. E, signori, ma in descrizione sotto il link per prenotare la call gratis con me per scoprire come diventare consulenti finanziari indipendenti. Se vi piace la finanza, volete aiutare gli italiani, volete cambiare lavoro, cambiare vita, fare un lavoro più bello, più meritocratico, più redditizio, più gratificante, più etico, perché aiutate le persone, vi ringraziano, vi si creano dei rapporti incredibili, veramente potete farlo tutto questo con il consulente finanziario indipendente. Ora non mi dilungo troppo, sotto in descrizione trovate il link per prenotare la call con me, che vi spiego tutto sul master, e potete già iscrivervi adesso, pagate il prezzo più basso. Master parte a luglio, prima iniziate, prima potete studiare, proprio iniziate a studiare così sfruttate ancora meglio il master, oppure vi potete anche iscrivere all'iniziativa gratuita Consulente Finanziario Vincente, che tra poco finirà, così vi portate a casa una marea di contenuti extra proprio mirati sulla professione del consulente finanziario indipendente, anche un bel business plan per iniziare l'attività, perché bisogna farli i business plan, bisogna lavorare con i numeri, dovete progettare la vostra scalata. Allora, sotto in descrizione trovate tutti questi link. Detto questo, ragazzi, andiamo a vedere, andiamo un po' più nel dettaglio. Dai, ve lo svelo subito di che ETF stiamo parlando. Parliamo del JP Morgan US Research Index, ESG, confrontato contro l'SPDR, quindi confrontato contro l'ETF dell'S&P 500. Come potete vedere, il nostro Mike Tyson S&P 500 qui finisce al tappeto con una performance del 118 contro il 128 negli ultimi 5 anni, quindi praticamente in 5 anni si è rosicchiato 10 punti percentuali, quindi fa circa un 2% in più all'anno, circa. Poi chiaramente non è matematica, non è sempre così, per esempio i primi anni erano abbastanza, i primi mesi, però vedete progressivamente cresce questa performance. All'inizio, vedete, il primo anno addirittura era già sopra il primo anno, però circa mezzo punto. Quando il mercato scende più o meno siamo lì, e vedete come però alla lunga poi questa forbice si allarga. Ora, chiaramente non è che dovete prendere, cioè non stiamo parlando che va messo in portafoglio, parliamo di un confronto, ok? Io personalmente non ce l'ho e non ho intenzione di mettercelo. Qui parliamo quindi di questo ETF, che è un ETF a gestione attiva. Male, ma c'è sempre detto gli ETF che la gestione attiva non batte il benchmark. Sì, quella dei fondi bancari. O comunque ci sono anche ETF a gestione attiva che non battono il benchmark, ma i fondi bancari perché non battono il benchmark? Perché hanno dei costi talmente tanto alti che quei poveri gestori non ce la fanno a recuperarli. Cioè, i gestori sono anche bravi, ma con tutti quei costi non ce la fanno a far meglio del mercato, quindi vi ritrovate a pagare di più per prendere di meno. Qui invece ci sono adesso anche gli ETF a gestione attiva, in questo caso alcuni fanno meglio, attenzione perché altri fanno peggio, ricordatevi sempre. Questa cosa scrivetevela, appendetevela in camera, sul computer, tatuatevela sul braccio, dove vi pare. Con la gestione attiva provate, anzi pagate, per fare meglio del mercato, con il rischio però di fare peggio, ok? Quindi pagate per provare a fare meglio del mercato, prendendovi il rischio di fare peggio. Quindi ce lo dovete mettere in conto, che potete far peggio. Far peggio vuol dire distruggere i vostri soldi. Quindi occhio, la gestione attiva non è per tutti. In questo caso ha una strategia che investe in società statunitensi o che hanno la maggior parte delle attività economiche negli Stati Uniti. Il fondo cerca di generare un rendimento superiore a quello dell'S&P 500, quindi proprio obiettivo battere l'S&P. Inoltre il gestore del fondo evita società la cui performance ESG ha un impatto negativo sulle operazioni, quindi
filtra le società anche per criteri ESG. Il costo è dello 0,20% all'anno, ma glielo diamo volentieri in questo caso, uno 0,20%, perché comunque produce rendimento al netto di quel costo, quindi direi assolutamente bene. È a replica totale, quindi compra effettivamente le azioni, possiede le azioni dell'indice sottostante. Attenzione, non è l'ETF che ha la gestione attiva, è l'indice che replica l'ETF che ha una gestione attiva. È ad accumulazione di dividendi, quindi benissimo. Ha 6,6 miliardi investiti, quindi fondo gigantesco, e ha 262 azioni al suo interno. Quindi vediamo già rispetto all'S&P 500 gestione attiva, invece di avere 500 azioni ne ha 262, e quindi già si vede che si prova a far gestione attiva. Andiamo a vedere un po' qualche altro dato, copertura dal cambio, ma non ce ne frega niente. È stato lanciato ad ottobre 2018, quindi ormai sono anni che è sul mercato, ed accumulazione, l'emittente JP Morgan. Non fa prestito titoli, quindi attenzione, quel rendimento non viene dato, quel rendimento in più qualcuno poteva pensare che potesse essere dato da un extra dal restituire il prestito titoli, i rendimenti dal prestito titoli, ma non è così. Andiamo a vedere cosa c'ha dentro questo ETF. Le prime 10 partecipazioni, azioni, pesano per il 33%, ha un 7% di Microsoft, 5,6% di Apple, 5,5% di Nvidia, 4,4% di Amazon, 2,4% di Meta, 2% di, vabbè, poi questo qui è sempre Google, quindi siamo quasi a un 4% di Google, ha le Berkshire di Warren Buffett 1,5%, Visa 1,5%, eccetera. Esposizione ovviamente e soprattutto negli Stati Uniti, settori informatica e altri. Andiamo a vedere un po' di rendimenti. A 5 anni ha fatto il 113, a 3 anni ha fatto il 50, ad un anno ha fatto il 30, dal lancio ha fatto il 127. Performance ponderata per il rischio, 0,75 a 5 anni, 0,82 a 3 anni, 2,47 ad un anno. Valuta di negoziazione può essere preso in euro, quindi su borsa italiana, sulla borsa di Stoccarda, anche sullo Xetra, abbiamo anche lo Xetra, quindi bene. E questo, qui lo vediamo proprio nel confronto, possiamo rivederlo con lo SPY, quindi con l'S&P 500. Qui vediamo proprio il confronto nettissimo. Andiamo a vedere, qui abbiamo detto per il confronto del rischio-rendimento, abbiamo detto a 5 anni 0,75. Se andiamo a confrontarlo contro lo SPY, a 5 anni vediamo quanto dà di rapporto performance sul rischio lo SPY, fa 0,71. Quindi effettivamente proprio anche a 5 anni produce più rendimento a parità di rischio, attenzione, quindi proprio sostenendo lo stesso rischio produce più rendimento, quindi se rendiamo uguale il rischio il rendimento è più alto, per cui oggettivamente a lungo riesce a produrre valore rispetto all'S&P 500. Questo, signori, è un ETF che fa parte della categoria degli ETF a gestione attiva. Ora, alla domanda, ma quindi mi conviene investire in questo ETF? Io non lo so, ragazzi. Non lo so, dipende se volete mettere un azionario americano, quindi in questo caso è una replica è un benchmark l'S&P 500, quindi nella vostra pianificazione, nel vostro portafoglio obiettivo, quanto deve esserci di azionario America, volete di più invece magari l'azionario globale, perché avere azionario America non è come avere azionario globale, è diverso, vi espone a dei rischi in più, piccoli, ma dei rischi in più. E siete disposti ad accettare le oscillazioni di un mercato come questo? Perché l'azionario globale è più diversificato, oscilla di meno rispetto all'S&P. Non è soltanto rendimento, è anche rischio. È tra quanto tempo vi servono i vostri soldi, quant'è la vostra propensione al rischio, che cosa ci dovete fare con i vostri soldi. Queste sono le cose che contano. Questo è solo uno strumento, è come se trovate le mele al supermercato. C'è questa mela che è un po' più carina dell'altra mela. E allora la compro perché luccica di più? Ti servono le mele? Magari sei allergico alle mele. Se sei allergico alle mele, che questa sbrilluccichi di più rispetto all'altra, non ci fate niente. Perché siete allergici. Cioè, nel senso, è facile questa. E questa è metafora proprio per eccellenza. Se siete allergici alle mele, è inutile che andate a cercare le mele più sbrilluccicanti che ci stanno al supermercato, quelle più zuccherine, tanto non ve le potete mangiare. Va bene. Detto questo, ragazzi, quindi sicuramente un ottimo ETF, sicuramente interessante per chi se lo può permettere a livello di rischio e a livello di portafoglio. Non è la soluzione a tutti i mali del mondo, anche perché comunque stiamo parlando di un ETF specifico e di un mercato specifico. Come sempre, la diversificazione, una costruzione di un portafoglio ben diversificato,
aiuta e aumenta alla fine la performance in funzione del rischio. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio ancora per averci seguito in questo video. Mi raccomando, mettete like, condividete, commentate, chiedetemi i prossimi video che volete vedere nei commenti, perché poi li leggo e cerco di accontentare tutte le vostre richieste. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, perché più siamo, più contenuti vi snocciolo nelle prossime settimane. E andate sotto in descrizione, perché potete iscrivervi adesso per diventare consulenti finanziari indipendenti. Iniziamo a luglio, finiamo a dicembre più o meno, e siete pronti per iniziare all'inizio dell'anno prossimo, il 2025. Iniziate. Ma se non vi alzate adesso dal divano e non prenotate una call con me, poi vi ritrovate a gennaio, ma se l'avessi iniziato prima. Ragazzi, ci vuole per studiare, bisogna fare un percorso, quindi prima lo fate, prima iniziate a lavorare e cambiare la vita vostra e di tutte le persone che finalmente potrete aiutare con i vostri servizi. Detto questo, grazie a tutti, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!